Ben ritrovati con Fabrizio Nonis, il vostro macellaio di fiducia. Oggi parliamo sempre della nobile carne legata al mondo del vitello, ma in particolar modo di un taglio che si trova nell'anteriore di vitello, ovvero la spalla. Dov'è la spalla? È in questa zona, fa parte della parte anteriore, ma è una parte anteriore molto nobile perché la spalla di vitello si suddivide in vari tagli. Il primo taglio più importante è questo, la noce di spalla. Da questa parte di muscolo si ottengono dei grandi arrosti, soprattutto se vogliamo avere degli arrosti piuttosto magri, ma nel contempo anche morbidi. Sopra la noce di spalla c'è la copertina, questa parte che invece è piuttosto sottile e che ci torna utile per fare degli arrosti, delle friciture, quindi utilizzando anche degli ingredienti da rotolare. Centralmente, Sua Maestà il Cappel del Prete, conosciuto anche come paletta. Questo taglio lo conoscono tutti perché ha un'infiltrazione di tessuto connettivo e di collagene in mezzo che la rende particolarmente morbida, soprattutto con delle cotture tipo arrosto. Ultimo taglio, per niente meno nobile degli altri, il girello di spalla. Molto simile al magatello, ma soprattutto importante perché questo girello ci permette di ottenere delle cotture tipo taschina che sono straordinarie. La prima cosa da fare è dividere la spalla dal girello di spalla. Eccola qui. Questa è la famosa paletta. Bisogna stare un po' attenti in questa zona ad inciderlo nella maniera giusta. Qua invece abbiamo la fesa o la noce di spalla. Una parte anatomica del vitello, questa della spalla, così nobile che si suddivide in quattro tagli, tutti e quattro eccellenti per cotture veramente straordinarie.